Amici di Hidendo Channel, bentornati a Sci. Ormai sapete che in questa rubrica parleremo di sport, health, experience e vi darò sempre tanti consigli utili e pratici per vivere all'insegna della buona salute e vivere una vita attiva. Oggi andremo ad approfondire uno sport che mi ha sempre fatto un po' paura, ma come tutte le cose che fanno paura ti attirano anche. Ce lo presenterà Federica Mingolla, guida alpina della Val d'Aosta e arrampicatrice. Andremo in un posto stupendo, andremo in montagna, un posto che amo, come sapete, e credo che ne vedremo delle belle. Andiamo! Volkswagen. Siamo qua finalmente con Federica Mingolla. Vuoi essere definita atleta e guida alpina, giusto? Sì. Quindi oggi parliamo di arrampicata, che è l'unico che proprio mi lancia lontanissimo dalla zona di comfort. Voglio sapere un po' come sei arrivata qua. Cosa ti ha portato al percorso che stai vivendo oggi, ogni giorno, in queste pareti? Beh, io ho iniziato a scalare che avevo 15 anni, quindi in realtà ero anche già abbastanza grandicella per iniziare a fare questo sport a livello agonistico. Però è stato amore a prima vista. Ho fatto tantissimi altri sport, ma come l'arrampicata, nessuno di questi mi aveva mai stregato. E poi è stato un attimo che dalle palestre indoor sono finita a scalare sulla roccia, la roccia vera, come questa che abbiamo qui oggi. Ed è stato ancora più travolgente questo amore, quindi quello che ho fatto è stato continuare su quella strada fino ad arrivare poi, diciamo, in montagna. Chi ti ha portato in palestra la prima volta a scoprire questo sport che mi fa tutta questa paura? Perché non mi ha mai portato nessuno a me. La prima volta in assoluto è stata mia sorella, perché lei andava a fare arrampicata sportiva. Ho capito. In questa palestra e vicino. Ti ha detto: dai, vieni con me. E lei mi ha detto: dai, vieni a provare un giorno con me che magari poi ci iscriviamo anche al corso insieme. Sì. E niente, così è stato, proprio sono entrata, ho fatto la prova, diciamo, gratuita. Già l'allenatore aveva notato che c'era qualcosa in più, mi hanno subito preso sia me che lei nel gruppo sportivo. Ah, è stato pertanto una di quelle situazioni magiche dove ti trovi a fare una cosa che magari alla quale non avevi mai pensato, che però sì. Dici: ma perché sono arrivata fino ad oggi e non l'ho mai fatta? Sì, assolutamente. C'è anche da dire che fin da piccola ho sempre fatto di tutto e di più, quindi dalla camminata in montagna alla via ferrata. Quello che ho provato quel giorno lì è stato qualcosa di completamente diverso che mi ha rapita, ecco. Quindi hai mollato il nuoto e hai iniziato a fare arrampicata indoor in palestra. Sì, in realtà ho tenuto botta col nuoto ancora per tanto tempo, non più facendo le gare, ma proprio solo più per passione. E poi quando la cosa, diciamo, con l'arrampicata era diventata troppo grande per poter gestire tutto, ho deciso di fare solo più arrampicata e iniziare ad andare in montagna. È iniziato però il mondo delle gare dell'arrampicata. Quando ho iniziato sono partita da zero e sono arrivata a 100, non avendo proprio una base d'allenamento ad allenarmi 3 volte a settimana. Ah, proprio. E più magari qualche weekend andavamo a scalare su roccia. Ed è stato travolgente, perché proprio tutto il mio tempo è stato dedicato a quello, oltre che allo studio, perché andavo a scuola. Però ad un certo punto so che sei stata un po' risucchiata, se possiamo dire, in questo vortice dell'agonismo, della competizione, che ti ha fatto un po' perdere il gusto dell'inizio, la piacevolezza dell'arrampicare. Sì. Per esempio facevo le gare nel nuoto, ma detto sinceramente non mi piaceva nuotare, lo facevo solo perché mi piaceva far fatica. Ok. E il nuoto è uno sport di fatica. E quindi non mi interessava se le gare mi pesavano o meno. Invece nell'arrampicata questa cosa mi pesava, perché io amavo arrampicare, lo facevo solo per passione. E quando ho visto che le gare, invece che farmi star bene, mi facevano star male, perché era una cosa che pativo a livello psicologico, ci ho messo un po' a realizzarla questa cosa, perché sì? Non è stato subito facile da accettare che non ero una persona competitiva o comunque fatta per fare le gare. Poi ho capito che dovevo continuare a scalare, ma per me stessa e non più per una classifica. Quindi l'allenamento il mondo. Ti continuava a piacere? Sì, a me è sempre piaciuto far fatica. Da buona persona iperattiva mi piace fare fatica, quindi l'allenamento è la base di tutti i giorni. Grazie a Sci stiamo scoprendo l'importanza di avere abitudini sane. Ma come farlo quotidianamente? Io uso LiveWell, l'app che mi aiuta a rimanere in salute. Come? Con tracciamento degli obiettivi, meditazioni guidate, sfide virtuali di fitness e molto altro ancora.
Scarica l'app dal link nella descrizione o dal QR code in sovraimpressione. Clicca su Crea account, sblocca l'accesso esclusivo inserendo il codice di attivazione, gratuito per gli utenti Endu. LiveWell ti aiuta a vivere bene. Ti ricordi quando è stato il momento in cui hai detto ok, da domani io in palestra non ci vado più? Ci sono stati due momenti, il primo durante una finale di Coppa Italia e quel giorno lì non avevo voglia, sono uscita dall'isolamento, sono arrivata sotto la parete e ho detto oh, no, io non c'ho voglia, cioè me ne sarei quasi andata senza scalarla, poi l'ho scalata perché ormai ero lì, ma è stato veramente un brutto momento, ho scalato male. L'hai vissuto male? L'ho vissuta male, sì, è stato tutto molto brutto, se posso dire. E poi è paradossale che qualche giorno dopo sono partita per il Verdon, è stato il mio primo viaggio in Verdon, che è un posto dove si scala con delle gole alte più di 200 metri. Non vedo l'ora di andarci. E c'era questo tiro che mi affascinava, che era un 60 metri di roccia dentro questo canyon di difficoltà 8B+, quindi molto difficile. Sono già fuori soglia al solo pensiero. Solo pensiero di cosa hai fatto. E io mentre ero lì in Verdon e scalavo questo tiro, ci sono anche riuscita con molto stupore perché non me lo aspettavo. Mi sono resa conto che lì avevo dato il massimo di quello che potevo dare, il 100%, ed ero immensamente felice di quello che stavo facendo. Tutto il mio corpo mi comunicava che quello era quello che volevo fare e quindi ho detto boh, se voglio fare questo e le gare invece non le voglio più fare, obiettivamente mi occupano un sacco di tempo, è meglio dare la precedenza a quello che mi fa star bene. Quindi ho deciso di mollare le competizioni e annunciarlo anche insomma sì, al mondo dell'arrampicata, immagino. Non è stata una grande perdita perché comunque non ero il top, scalavo bene, andavo bene nelle forse gare. Forse perché avevi questa componente che ti frenava, questa componente della mancanza del divertimento. Sì, sì, io non mi sentivo bene, quindi anche in Coppa del Mondo in particolare, che avevo fatto poche esperienze perché comunque ho gareggiato 5-6 anni che sono pochi per avere dei buoni risultati in Coppa del Mondo, non ho mai fatto grandi risultati in Coppa del Mondo e mi dicevo boh, magari un giorno andrà meglio, ma in realtà non mi interessava più di tanto. Quello non ti interessava. Da allora tu praticamente vivi la tua vita outdoor e insomma è ormai la tua vita proprio, fai questo. Sì, faccio questo. E la guida alpina, non a tempo pieno per il momento, ma dedico molto del mio tempo all'accompagnamento, soprattutto su roccia. Questa storia è di ispirazione per tutte le persone che secondo me ci stanno anche ascoltando e vivono la stessa situazione, che può essere in un altro sport o anche nella vita normale. Che consiglio ti senti di dare a chi ci sta guardando che non trova il coraggio? A volte anche quello ci vuole per seguire la propria vera passione, perché tu nell'arrampicata outdoor hai trovato la vera essenza della tua passione. Penso di essere stata molto fortunata nella mia vita ad aver avuto, come dire, dei genitori che mi hanno sempre detto fai quello che ti piace. Questo per me è stato molto di ispirazione e mi sento di dire la stessa cosa alle persone che probabilmente hanno dei dubbi sul che percorso seguire nella propria vita. È anche vero che non tutti hanno le possibilità per farlo, nel senso che io ho avuto la possibilità di poter scegliere perché esatto. Non eravamo né ricchi né poveri, però voglio dire, stavamo bene e quindi loro mi hanno detto noi ti supporteremo sempre in quello che vuoi fare fin dove ci sarà permesso, diciamo, economicamente. Sei stata anche fortunata, sì, certo. E quindi su queste basi posso dire che è bene capire quello per cui uno è nato, diciamo. Ecco. Io mi sono sentita subito parte di questo mondo. Come vivi le situazioni di pericolo? Immagino che tu ne abbia vissute un po'. Più accresci il tuo bagaglio di esperienze, più capisci cose in base appunto al vissuto e più riesci a gestire i fattori di rischio e comunque capire come prevenirli, insomma riesci a capire meglio come muoverti in questo ambiente della montagna. E fa soprattutto parte del mio mestiere da guida, quindi ovviamente ho vissuto tantissime esperienze che mi hanno portato a dire ok, questo magari, lo so fare. Esatto, questo lo faccio, questo non lo faccio e in che condizioni. Hai conosciuto i tuoi limiti e quindi... Sì, questo non vuol dire azzerare il pericolo, perché comunque obiettivamente il pericolo c'è in tutti i momenti della nostra vita, sì. Anche quando attraversiamo la strada. Vero.
anzi soprattutto quando attraversiamo la strada. Federica, so che tutto quello che ci siamo detti fino adesso tu l'hai messo anche in un libro che è già uscito. Sono storie raccontate in chiave autobiografica che vogliono trasmettere un po' una, come una morale, non universale, una morale che per me è... Che vale per te, certo. Esatto, che ha significato qualcosa per me. Attraverso queste mie esperienze ho voluto raccontare quella che è la mia storia. Il titolo? Si chiama Fragile come la roccia perché è un po' un modo per raccontare che l'immagine di me non è in realtà quello che rispecchia la mia immagine che tutti pensano di avere su... Ti sei messa un po' nudo anche, si può dire, eh? Sì, esatto, esatto. Bene. Amici miei di Andrew Channel, spero che questa storia sia stata di ispirazione per tutti voi, per tutti quelli che stanno cercando la propria via. Adesso io voglio provare a fare due tiri. Bene, proviamo perché voglio vedere di un po' superare questa grande paura che chissà da dove mi arriva. Proviamo, andiamo? Secondo me ti diverti. Dai. Va bene, andiamo.